Ciao a tutti i tifosi della Lazio, appassionati di calcio. Oggi siamo qui con Pepe Rena per raccontare un po' tutto quello che sta succedendo intorno a questo meraviglioso mondo dei fan token, che ha raccolto tantissima curiosità da parte dei tifosi e non. Quindi oggi Pepe è qui con me per farmi un po' di domande alle quali spero di saper rispondere. Vai, Pepe. Sono semplicissime. Io, che sono ignorante su queste cose, cosa sarebbe un fan token? Che una moneta finta è una... Spiega per quello che... come se io fosse un bambino. Ok. Allora, finta fino a un certo punto di vista, nel senso che è un utility token, che è un modo complicato per dire che è uno strumento che è stato dato nelle mani dei tifosi, quindi degli appassionati di un club sportivo, per poter prendere, diciamo, parte attiva delle decisioni della vita quotidiana della squadra, quindi decisioni di marketing e tante altre iniziative, quindi per accorciare un po' le distanze. Se ci pensi, la squadra aveva sì mezzi, ma non esageratamente faccia a faccia con i tifosi, per poter appunto renderli partecipi. Quindi, per farla semplice, non è nient'altro che un modo per aumentare l'engagement della tifoseria con la squadra stessa. Di essere più stretti in contatto, più stretto, rapporto. E se tu vuoi, questo si compra, dove li trovi? Certo, i Lazio Fan Token sono stati lanciati sulla piattaforma Binance, quindi tutti i tifosi chiaramente che sono interessati a prendere parte attiva alle decisioni della squadra devono inizialmente registrarsi sulla piattaforma e poi sull'exchange possono comprare i Fan Token. E quando dici fa parte della decisione che prende la società? Fino ad un punto, immagino. Certo, chiaramente non sono decisioni di corporate o altro, sono decisioni di marketing, quindi della vita di tutti i giorni della squadra. Immagina ad esempio il logo della maglietta, il colore è stato deciso proprio dai tifosi della Lazio, che hanno partecipato ad un sondaggio con il Lazio Fan Token e hanno preso la decisione del colore del logo. Poi ti devo dire che ci hanno fatto un favore, perché la maglia viene più bella. No, veramente. Poi per quanto riguarda a come spenderli questi fan token, come sarebbe? Io vado a spenderlo su cosa? Come lo posso fare? Certo, fisicamente si comprano e si utilizzano proprio nella piattaforma Binance, quindi escono proprio i sondaggi, e quindi gli utenti acquistano e li spendono proprio all'interno della piattaforma dove vengono inserite tutte queste attività qui. Okay. Diciamo che questo è una delle tante utilità che questo token possiede. Ce ne sono tantissime molto molto più interessanti, come ad esempio le esperienze. Quindi attraverso questi fan token i fan hanno accesso privilegiato a delle esperienze. Immagina ad esempio possedere un certo numero di fan token ti fa arrivare a un livello, chiamiamolo VIP level, tale che per esempio rientri in un'elite di tifosi che riceve ad esempio dei messaggi da parte dei calciatori. Quindi è proprio come dicevamo prima, no? È un modo per avvicinare la squadra, è proprio uno strumento a tutti gli effetti, quindi questo è un po' quello che sta succedendo. Interessante. Poi per quanto riguarda ad acquistarli è la stessa cosa, è la stessa procedura, diciamo. Certo. Poi questo sale, scende, i valori ti danno di più, ti danno di meno, chiaro. Si valorizza, dipende della natura della squadra in campionato? Anche può dipendere, sì. Quello fa diciamo aumentare o diminuire la domanda. Speriamo di aiutarci a vicenda. Allora. Certo. Bene. Allora sapete già un pochino in più e spero che ci siamo stati di aiuto, di grande aiuto, perché ragazzi, questo è il futuro, è così. Quindi lo sapete tutti, andate sulla pagina Lazio su Binance e iscrivetevi. È facilissimo, semplicissimo e ora ancora di più. We'll be right back.